Ragazzi, ragazzi, come state? Io sono quasi in vacanza, è quasi Natale e sono a Castaglioni insieme alla mia famiglia, sono tornato in Spagna, qua dove ho passato l'estate scorsa, passerò anche il Natale e il Capodanno a casa con i genitori di mia moglie che ci ospitano, come sempre, con tanto amore e ovviamente non vediamo l'ora di festeggiare qua il Natale, il Capodanno, stare un po' tutti insieme, ma non vedo neanche l'ora di riuscire a fare un po' più di video per voi so che questa settimana siamo usciti solo con l'ultimo video quello della mezza maratona quindi sono un po' indietro con il mio piano editoriale ma questo è dovuto al lavoro è dovuto alla vita che ci sommerge di impegni ma non vi preoccupate ci sono e da eh, ora in poi diciamo in questo periodo natalizio avremo un bel po di contenuti più di frequente ragazzi oggi vi voglio parlare di un brand che secondo me merita una menzione in questo 2019, un brand che eh, solitamente non è conosciuto per il mondo del running, è un brand sì ben conosciuto ma per scarpe da passeggio, scarpe mh, da jeans insomma come ne chiamo io, che però quest'anno ha un pochettino sorpreso l'intero mercato del running. Tutti parlano di Hoka, tutti parlano di Nike, le Nike che hanno rivoluzionato un po' il mondo della maratona con queste scarpe con la fibra di carbonio che sembra che ti faccia guadagnare minuti in maratona. Eh, pa si parla tanto di Mizuno, si parla tanto di Adidas, si parla tanto di tutti tranne che di Sketchers. Questa scarpa è la Sketchers, devo guardare il nome completo perché è molto lungo, Go Run Max Road 4 Hyper. È una scarpa rivoluzionaria perché? Perché Sketchers si è inventato questo materiale che si chiama Hyper Burst, che è praticamente l'intersuola. Questa intersuola è fatta con un materiale che all'interno ha delle micro, micro, micro eh, palle di aria praticamente, un po' come la tecnologia di Nike, però da quello che ho capito dal brevetto è un po' diverso ed è un prodotto che permette all'intersuola di essere assolutamente ammortizzata eh, è una scarpa che ti dà una sensazione pazzesca ragazzi io ci ho già fatto la bellezza di 15 km ieri 11 km oggi 26 km totale quindi ho un po' di esperienza su questa scarpa non ancora abbastanza per darvi una review completa sono le prime sensazioni però wow questa è la mia scarpa d'allenamento preferita in questo momento di tutto il 2019 è per questo che ve ne voglio parlare. Sostanzialmente è una scarpa estremamente leggera. Che devo leggere di nuovo quanto pesa perché non mi ricordo. 256 256 grammi. L'ho pesata sulla mia bilancia. Misura 9-256 grammi. È una scarpa da allenamento, incredibile! È una scarpa che ha un una tomaia esattamente come piace a me, ovvero avvolgente, leggera e traspirante. È una tomaia che permette al piede di stare all'interno quasi come se fosse una pantofola, estremamente comoda. Il piede viene fissato bene all'interno della scarpa, non si muove per nulla ovviamente se è preso nella misura giusta ed è estremamente comoda. Cioè tu corri 15 km, 20 km e ti puoi dimenticare di avere le scarpe. È una scarpa leggera, una scarpa ammortizzante ma una scarpa estremamente reattiva proprio per questa tecnologia eh, appunto la Hyper Burst praticamente ad ogni appoggio del piede eh, la reattività è, è veramente pazzesca ti permette di correre a 4 km senza problemi l'ho tirata ovviamente già ci ho corso 3.50 km non ci ho ancora fatto delle ripetute però devo dire che la reattività è ottima altra cosa che mi piace molto è la parte finale della, della suola, eh, come vedete, è formata da gomma dove c'è l'appoggio, diciamo del piede, e poi l'intersuola che continua, quindi l'hyper burst eh, nel resto, quindi praticamente è minimalista a livello di, ehm, di suola, proprio per ridurre il peso. Ecco, questo forse è l'unico punto di domanda ovvero la durata della suola, perché ovviamente essendoci poca gomma la mia domanda è quanto durerà questa scarpa? Lo scopriremo insieme. Per ora ci ho fatto 26 km, ovviamente non c'è ancora nessun segno di usura, se non ovviamente eh, il fatto che non è più bianchissima l'intersuola, dove, dove ovviamente tocca con l'asfalto, però per ora ovviamente non c'è segno di usura come è normale che sia, però è l'unico punto di domanda che ho. Il resto della scarpa assolutamente favolosa. Conchiglia con rivestimento un pochettino come la Nike Vaporfly 4% Che qua dietro ha, nella conchiglia c'è una sorta di rivestimento extra Ecco probabilmente hanno preso un po' spunto della Nike Perché sia la tomaia che appunto questa conchiglia mi ricorda molto Poi come vedete questo è una sorta full boot no? Quindi eh, non ci sono cuciture è un pezzo unico dove il piede viene avvolto totalmente da questo materiale favoloso Ehm avvolge proprio il piede. È incredibile, sembra di veramente indossare un paio di pantofole e ovviamente poi quando si corre c'è la reattività giusta che vogliamo avere da una scarpa come questa. Ragazzi, una scarpa da 120 pound l'ho pagata io, quindi in euro siamo intorno ai 130, 135, probabilmente si può trovare scontata in Italia, sinceramente devo ancora fare un po' di ricerca per capire dove si può comprare. In Inghilterra non ho fatto difficoltà, sono andato in un negozio ufficiale di Sketchers. Ce ne sono un po' a Londra, ce ne sono quattro, e, però ho visto che si può comprare su Amazon, eccetera. In Italia non lo so eh, quanti son, siano i rivenditori di Sketchers, anche perché ripeto, una scarpa è un brand che è da poco che è entrato ne, in, in, nella maniera, diciamo, con tutti e due piedi nel mondo del running. Ha sempre prodotto scarpe da running, ma sempre prodotti mediocri. Invece con questa linea, appunto, la, la Max Road. Eh, 4 soprattutto, secondo me è una linea interessante. Una linea da tenere d'occhio per il 2020, comunque, se state cercando. Una scarpa d'allenamento per la vostra maratona, la vostra mezza maratona. Volete una scarpa ammortizzata, un'intermedia, una scarpa leggera, volete un qualcosa di comodo per fare i vostri lunghi, per fare i vostri allenamenti. Questa è una scarpa che io metterò in rotazione con la Clifton 6, la metterò in rotazione con la Pegasus 36, la metterò in rotazione ovviamente con le Carbon X, le Carbon X ovviamente le userò più per allenamenti un pochettino più lanciati, per, per diciamo ritmi più alti. Questa la userò probabilmente per i lenti, magari per qualche lungo, adesso devo vedere. Eh, a livello tecnico vi devo dare qualche informazione in più, me le sono segnate, perdonatemi, come sempre non mi vergogno uh, a dire che non mi ricordo tutto, vi faccio vedere semplicemente che vado a leggermi le mie note. Stiamo parlando di un drop di 6 mm, quindi... Eh, come piace a me, voi sapete bene che a me piacciono scarpe col drop superiore a 4 mm perché penso che il drop superiore a 4 mm ti permette di salvaguardare il da d'Achille, per noi che facciamo tanti chilometri è fondamentale, il drop 0, 1, 2, 3, anche 4 insomma diffido sempre un po' perché ho paura di farmi male, eh, ovviamente è una scarpa eh, da, da ritmo abbastanza diciamo che va bene secondo me Uh, per i lenti non è una scarpa ovviamente per la prestazione non ci andiamo a correre a 3 km non, non ci facciamo gare perché è un po' troppo ammortizzata per farci una gara però è una scarpa che va benissimo per, per allenamento quindi 4,30, 4,50, 5 km 5,10, 5,30 eccetera uh, il peso ve l'ho già detto è una scarpa molto ammortizzata però ha un battistrada neutro quindi non, non è non una scarpa specifica diciamo eh, va bene per un uso misto, perché avete visto, ve la faccio rivedere. La suola è, ha un grip eh, importante, non eccessivo, però voglio dire: questa è una scarpa che può andare benissimo sulla su della breccia, può fare un po' di trail leggero, ovviamente è una scarpa che ha una buona tenuta. Stabilità ottima, devo dire, mi sono trovato molto bene anche a fare le curve, una tenuta davvero buona. Ammortizzazione quasi massima, devo dire, è quello un po' il vantaggio. Leggerezza. Pazzesca per essere, per essere la scarpa che è, e l'attività è molto molto buona. Questi erano tutti gli appunti che mi sono preso. Ovviamente vi devo far sapere un pochettino più là come mi troverò, perché questi sono la mia prima sensazione, i miei primi 26 km, ma per ora everything looks great! Quindi, sketches da tenere d'occhio. Non mi nascondo a dire. Che questo brand è sicuramente il brand che mi ha sorpreso di più in questo 2019, anche perché adesso siamo un po' in fase di chiusura dell'anno, di fare il, eh, il riassunto di tutte le cose. E se devo parlare di qual è il prodotto che più mi ha sorpreso quest'anno, come scarpa d'allenamento, devo dire che il brand definitivamente che entra in questa mia. Eh, diciamo se possiamo dire il premio: al brand che mi ha sorpreso di più. Sketchers quest'anno 2019 eh, perché tutti si aspettano dalla Nike prodotti favolosi. Eh, però Sketches eh, ha fatto veramente qualcosa di eccezionale. Ragazzi la domanda del giorno: che come sapete in questi video è sempre più importante, perché se rispondete, andate direttamente all'istrazione per vincere il braccialetto di Esco Correre che io indosso sempre. Come sapete andiamo ad estrarre a sorte un commento, un utente per ogni video e quindi l'utente che verrà estratto riceverà il braccialetto di Ascaccore. Quindi ricordatevi di rispondere alle domande del giorno. E la domanda del giorno è qual è il brand che vi ha sorpreso di più? In Questo 2019, vi ho parlato di sketch. Qual è il vostro? Avete un prodotto di qualsiasi genere per la corsa? Può essere high tech, può essere eh, calzatura, può essere abbigliamento. Qualsiasi cosa che avete comprato per la corsa, avete non so, avete detto wow, questo è il prodotto dell'anno. Secondo me, o il brand dell'anno, qual è? Eh, lasciate nei commenti un po'. Qualsiasi cosa che avete in mente perché eh, sono curioso anch'io di scoprire nuovi prodotti così come io vi sto facendo la recensione di, di un prodotto di un brand che probabilmente voi non conoscevate perché comunque ripeto Sketch in Italia non è famosissimo non ha mai fatto cose particolari vorrei imparare anch'io qualcosa da questa favolosa community che abbiamo eh, creato insieme. Ora eh, andiamo a fare ehm, l'estrazione del braccialetto dell'ultimo video aspettate un attimo torno subito. Allora ragazzi eccomi qua come al solito con il mio computer sto andando a utilizzare lo strumento comment picker per andare a trovare tutti i commentatori dell'ultimo video sto parlando del video eh, che parla della terza settimana di preparazione alla mezza maratona che è uscito lunedì sono 72 gli utenti che sono entrati nell'estrazione, quindi um, appunto 72 persone su 83 commenti, perché ovviamente ci sono degli utenti che hanno commentato più di una volta e viene preso ovviamente solo il primo commento. Quindi 72 estratti, faccio partire lo start e lo strumento sta andando a cercare il vincitore. Avremmo voluto fare questa parte con Claudia, ma Claudia è di là con i nonni, ovviamente che non li vede da un po', quindi eh, farò io questa estrazione, magari la prossima ci sarà lei e ovviamente anche il piccolo principe Leonardo. Ragazzi, io so già il nome del quarto vincitore di Esco a Correre. E il nome è, ragazzi, Gabriele Gaetani. Complimenti Gabriele! E hai vinto il braccialetto di Esco a ve lo faccio rivedere. Mi avete chiesto se, se è disponibile anche pagando. La risposta è no, perlomeno per ora, semplicemente perché ragazzi me lo avete chiesto in molti. E, è ovvio che tutti vogliono guadagnare. È ovvio che mi piacerebbe far sì che Esco a diventi un brand che un giorno possa camminare con le proprie gambe. Per ora sto investendo veramente. Tanto tempo, anche tanti soldi per le attrezzature, le scarpe appunto che mi compro apposta per farvi le recensioni e tutto quello che c'è dietro, ovviamente. Però intenzione di aspettare. Prima di tutto, voglio mostrarvi. Eh, voglio dare prima di ricevere, voglio che questa community cresca, voglio creare qualcosa di importante in Italia, voglio che insieme possiamo diventare una community di runners, una delle migliori in Italia che possa spingere la gente a correre, spingere tutti tutte le persone ad uscire la mattina, la sera, in qualsiasi momento per stare in forma, per rompere i propri record, per anche andare a vincere l'Olimpia di chissà magari un giorno qualche giovane che guarda questi video. Eh, perché? Perché il running è favoloso e adoro fare questo. Ovviamente, questo non vuol dire che esco a correre e eh, non debba fare soldi un giorno, questo non vuol dire che io vivo d'aria, ovviamente, mi fa piacere. Se volete darmi qualcosa, se volete comprare, per esempio attraverso i miei link di Amazon che avete nella descrizione, quando vi parlo di prodotti, se volete comprare attraverso i miei link, io ci guadagno qualcosa. Eh, C'è un po' di merchandising, già riesco a correre: ci sono le magliette, le tazze. Non ho ancora comunicato su YouTube, ancora non ho esposto il link perché voglio aspettare al 2020 prima che il merchandising sia bello completo. E ovviamente ci sono delle piccole cose in questo modo che mi aiutano un pochettino a ehm, ripagarmi un po' dalle spese. Poi un giorno, ripeto, lo dico con totale onestà, esco a correre, deve diventare in qualche maniera un brand per il running che si deve anche autofinanziare. Però non è questo lo scopo principale, non per ora. L'unica cosa che mi interessa ora è aiutare voi, aiutare me stesso, far sì che il running in Italia cresca e che ci possiamo divertire e stare in salute tutti insieme, soprattutto creare anche degli amici. Io veramente ho già incontrato un sacco di gente grazie a scoccorro, ho fatto un sacco di amicizie online e questo è favoloso. Quindi detto questo, purtroppo no ragazzi, i braccetti non li vendo, li regalo. Attraverso iniziative come queste, l'ho già regalato anche a qualcuno che mi ha chiesto in privato di averlo. Ovviamente non posso accontentare tutti perché non ho una produzione infinita, ovviamente mi costano questi braccialettini. Gabriele Gaetani invece tu l'hai vinto, sei il quarto ad aver vinto questo piccolo riconoscimento che spero un giorno possa avere un valore. Eh, esco a correre per me, è un po' quel momento in cui, eh, non so, è uno status uh, sociale, deve diventare proprio uno stato. Esco a correre, Lo dobbiamo urlare al mondo. Voglio ringraziare ancora una volta, l'ho già fatto su Instagram, eh, ricordatevi di seguirmi su Instagram e soprattutto sul club ufficiale su Facebook esco a correre club è un gruppo privato dove dovete fare richiesta poi ovviamente c'è anche la pagina c'è Instagram c'è Strava eccetera eccetera seguitemi ovunque vi ho ringraziato perché abbiamo superato i 4000 followers ho iniziato quest'estate e da qua dall'estate fino ad oggi è stata una crescita esponenziale e veramente grazie di cuore ragazzi grazie di cuore veramente eh, per me è il regalo più bello dell'anno perché perché sì, mi dà gioia vedere una community che sta crescendo in questa maniera. La partecipazione. Eh, il gruppo su Facebook sta diventando una risorsa per tantissimi altri runner. Quindi siete voi che state dando alla community, non sono più solo io, ma siete voi che state commentando, dando consigli ad altri, magari a principianti, condividere gare è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao ragazzi!